Nome, cognome, ruolo. José Manuel Reina Páez. Ruolo portiere, fino adesso. Gennaro Ivan Gattuso, centrocampista, che vuoi sapere più? Presenze nel Liverpool? 396. E nel Milan? 467 o 468. Il Liverpool, per te, cos'è stato? Il luogo dove veramente ci siamo sentiti a casa. E il Milan? Il Milan è stato un sogno, la squadra che ho sempre tifato da bambino. Quando Milan vinse contro l'Steaua e Bucarest, papà mi portò a fare la sfilata e il sogno era quello da riuscire ad alzare la Coppa al cielo con la maglia del Milan. Il compagno più vanitoso che hai avuto? Sicuramente Albert Riera. Il Borriello, Beckham, Fernando Redondo, ogni giorno veniva con vestiti diversi. Il più talentuoso? Gerard. Questo è più difficile, ho avuto la fortuna di giocare con 4-5 palloni d'oro. Il più casinista? Bellamy, un bel caratterone, ignorante, con una tendenza particolare a fare un po' di casino. Dopo di me, Calazze, quando volevo fare un po' di casino, ma mi appoggiava sempre. E tu pensi che il giorno dopo del mio compleanno cominciava, e tutti i giorni cominciava, mancano 361, 360, ogni giorno lo ricordavo. La cosa più assurda che hai fatto per una scommessa? Acquistare un cavallo, mi sa. Giorno prima della fila semifinale con il Manchester United, Milanello pioveva fortissimo, c'era un sacco di lumache. Ho avuto la brillante idea di mangiarmi una lumache, tutti quanti erano scioccati. Quando è stato fondato il Liverpool? 1899. Sapevo che uno dei due. 1889 allora. A2. 1892. Proviamoci. 1892. E il Milan? 1899. Chi è l'allenatore con più panchine nella storia del Liverpool? Bill Shankly. Non lo so. E nella storia del Milan? Nereo Rocco. Ha anche una statua a Milanello. Nereo Rocco. Chi ha più presenze, Carragher o Costacurta? Io direi Carragher. Penso che sa giocano, ma penso più Billy. No. Cosa hai pensato vedendo da fuori la finale di Istanbul? Ero già giocatore del Liverpool, giocavo ancora a Villarreal, dipendevo da quella finale lì per giocare il Champions l'anno prossimo. Poi nel secondo tempo l'ho vissuto molto intensamente a casa, ho urlato, ho pianto, ho fatto di tutto e di più. Chi ti ha convinto a restare al Milan dopo Istanbul? Ah, Gagliani, è stato 8-9 ore chiuso nella sala trofei, veniva solo la segretaria a portarmi qualche caffè, qualche tramezzini, mi sentivo tantissime responsabilità addosso, non l'ho accettato quella sconfitta là. Il pensiero fisso che avevi in testa prima della finale di Atene? Il destino voleva che un'altra volta si giocava, che sicuramente il destino ha voluto che la partita che il Liverpool ha giocato meglio delle due si è perso. Pensiero qual era? Abbiamo preso gol, mancavano ancora 3-4 minuti, poteva finire come era finita 2 anni prima. Cosa rimpiangi del 2007, di quando avevi 12 anni in meno? Capelli, no, manco ce l'avevi. Nulla, anzi, sono orgoglioso di essere ancora qua, sto facendo un mestiere che mi piace tanto, calcio giocato non mi manca per nulla. Pepe, sbilanciati. Gattuso, quanti minuti potrebbe resistere ancora in campo? No, ora è più piccidillo, è rimasto più secco. Io un bel 20 minuti te li faccio fare. Sì, sto correndo, si mangia meno. Ho chiuso la bocca, faccio 7-8 km al giorno tutta la pirulata. Rino, rivedrai Dudek. Come ti senti? I suoi movimenti sulla linea di porta, su quei rigori, l'ho sognato per tantissimi anni. Vedere Dudek al 119esimo, la doppia parata su Shevchenko, che chiude gli occhi e fa quel miracolo là, è stato un incubo per tanti anni, qualche volta ancora quell'incubo riappare. Come fa l'inno del Liverpool? You never walk alone, poco. Mister, quando la sentiremo cantare come Ancelotti nel 2007? Lo spero più presto possibile, ma penso che per come sono fatto difficilmente prenderei un microfono e mi metterei a cantare dentro San Siro. Carlo era unico anche per questo. Dopo mai dire mai una vita, perché dopo da calciatore ne ho fatte di peggio. Sono un pessimo cantatore, dai. Milan, Milan. Basta quello, eh. Sono quello, basta. Milan.